Ciao anima infinita, come stai? Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Io vorrei parlarvi in questo video della voce interiore, di come svilupparla, di quelli che sono i segreti per riuscire a percepirla, e per, diciamo, aiutarvi anche nel vostro cammino, di vita, per aiutarvi a prendere le decisioni giuste, per, evitare anche degli errori che possono anche compromettere, comunque deviarvi un po' dal vostro cammino di luce, e deviarvi da quello che è lo scopo divino della vostra anima. Premetto che, personalmente ho un dono molto sviluppato, il dono della chiaro-senzienza, che rappresenta proprio la, capacità attraverso il chakra del cuore di riconoscere, la verità, di riconoscere attraverso il mio sentire, quindi anche a livello cinestetico, a livello corporeo, ok? Quando una persona mente, quando una persona non è allineata a quelle che magari sono le mie intenzioni, quindi quando c'è diversità di frequenza, diversità di intenzioni, non c'è alcun giudizio, però il chiaro-senziente ha proprio questa capacità. Diciamo che si tratta di un'empatia. La maggior parte delle persone che mi seguono sono persone sensibili ed empatiche. La chiaro-senzienza lo è un dono ancora molto più sviluppato. Vi posso garantire che tutte le volte che io non ho ascoltato il mio sentire, veramente ho commesso degli errori molto molto, molto importanti, che hanno a qualche livello rallentato, non dico deviato, ma rallentato, quello che è il mio cammino di vita. E questo perché? Perché non ho ascoltato il cuore, perché non ho ascoltato la mia voce interiore. E questo è rivolto in particolar modo alle persone, alle anime molto sensibili, che come me hanno la capacità di riconoscere, ma vogliono sempre dare una chance a tutti. Tutti, magari tu ti rispecchi in questo, perché magari vorresti, diciamo, dare la possibilità alle persone, perché riesci a vedere la loro anima, la loro purezza, però quando l'anima ti avvisa che c'è troppo ego in quella persona, e non ascolti quello che la voce interiore ti sta dicendo, rischi di commettere degli errori che ti possono veramente rallentare nel tuo cammino, nel tuo percorso. E quindi rischi diciamo che rischi di continuare ad attrarre quel tipo di persone fino a quando non impari la lezione, ossia la lezione di lasciare andare chi non serve il tuo massimo bene, ok, quindi questo riguarda le relazioni, riguarda il tipo di lavoro che magari stai facendo che non è per il tuo massimo bene e la tua anima te lo sta facendo capire in tutti i modi e non riesci ad ascoltare, sei troppo razionale, sei troppo nella mente, non ascolti anche il corpo, il linguaggio del corpo che ti avvisa. Ecco, diciamo che la voce interiore ha qualcosa ancora di più sottile, va bene, però noi gli avvisi dall'universo ce li abbiamo, siamo noi che non ascoltiamo. Comunque la voce interiore si manifesta anche attraverso le sensazioni corporee, quando il corpo urla e dice: questo non va bene. Vi faccio un esempio. Oggi sono andata a correre, ho ripreso con gli allenamenti e faccio un'ora e mezza, 2 di corsa al giorno e io mi sono praticamente rinata, però a un certo punto della corsa, avevo già corso parecchio, ho iniziato a sentire il piede, che mi dava fastidio, però non era un dolore, una storta piuttosto che un dolore perché stavo correndo troppo, no, era un avviso, torna indietro. Hai già dato, hai già fatto. Puoi anche tornare indietro. Ho ascoltato il messaggio del corpo, il messaggio interiore, e diciamo che, il dolore è passato. Mi è capitata in altre situazioni, poi arriviamo alla voce interiore, però vi sto aiutando a capire che la voce interiore è veramente un livello molto più sottile, però la voce interiore si esprime anche attraverso l'urlo del nostro corpo, della
la nostra anima che ci avvisa quando qualcosa non va. Ripeto, non cadiamo nel buonismo di far entrare nella nostra vita persone che apparentemente potrebbero essere anche brillanti e magari poi si rivelano narcisiste. Quando l'anima ti fa capire che quella persona non è sincera, bisogna avere l'umiltà di non giudicarla e di lasciarla andare con amore, non farla entrare nella nostra energia, perché vorrei essere molto chiara, ci sono persone che nella nostra vita ci guariscono con la loro presenza e ci sono persone che nella nostra vita ci fanno ammalare, ci fanno stare male, ci fanno stare male a qualsiasi livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, ci indeboliscono energeticamente perché sono persone che non sono indipendenti energeticamente e quindi tendono a rubare la nostra energia, tendono a scaricare il nostro livello vibratorio ed energetico. Quindi io credo che veramente sviluppare la voce interiore, sia una cosa fondamentale per vivere una vita armoniosa, per uscire dal caos, dai drammi, dalle esperienze negative. Ultimamente veramente la vita mi ha provato all'ennesima potenza, perché, ho fatto troppo, ho scaricato le mie risorse energetiche, non seguivo più l'anima, mi sono fatta prendere dalla vita, no? Dalle situazioni, dalle persone, dalle relazioni, dal cercare di dare di più, di dare, dare, dare. E anche questo è sbagliato perché il dare di più di quello che sei, di quello che sei in quel momento, dare incondizionatamente va bene, ma dare la tua energia alle persone sbagliate, alle situazioni sbagliate, alle circostanze sbagliate, poi rischi di cadere e la mia anima, il mio corpo mi aveva avvisato. Quindi voglio dire, io insegno queste cose da anni, ma io stessa cado negli errori perché non sono perfetta, perché sto evolvendo, perché sto maturando e alle volte delle lezioni un po' forti ci servono per capire meglio, no? Per imparare. E umilmente dico non che i segnali non li avessi avuti, non li ho ascoltati. Vi faccio anche un esempio: una volta mi è capitato di avere dei dolori al corpo in presenza di alcune persone. Queste persone si sono poi ripresentate nella mia vita di recente e il messaggio era molto chiaro: le persone non andavano bene per me, non ho ascoltato i messaggi del corpo che in loro presenza aveva dolore, stava male, era sofferente e riportare queste persone nella mia vita poi mi ha fatto di nuovo cadere. Quindi è proprio l'esempio pratico di come l'anima ci parla, quindi ci parla attraverso il sentire, si può manifestare attraverso un dolore fisico, un mal di testa, un dolore alle gambe, un mal di schiena, una perdita energetica, di vitalità, sentirci scarichi, senza energia, senza entusiasmo, sentirci sempre tristi, avere pensieri negativi che non sono i nostri. Stare in presenza di alcune persone ci fa stare di malumore, ci fa pensare cose brutte, perché molto probabilmente quelle persone viaggiano in quelle frequenze molto basse e voi, essendo empatici a qualche livello, ma anche le persone, noi siamo tutti connessi, ragazzi, quindi tutti percepiamo queste cose, chi più chi meno, in livelli diversi. Ok? Poi c'è da dire che tra persone psichiche, dove ci sono dei doni sviluppati, sia esso la chiaro-senzienza, chiaro-udienza, chiaro-veggenza e così via, avere questi doni aperti, non tutte le persone che hanno questi doni sono persone allineate all'amore. Quindi persone psichiche che voi frequentate, se non sono in comunione di intenti in nome dell'amore, anche se sono molto dotate, lasciamole andare, non c'è giudizio, ma possono non solo influenzarci negativamente a livello energetico, ma possono anche farci fare delle esperienze non molto piacevoli. Quindi voglio dire, è importante seguire il nostro sentire, anche se noi vogliamo dare una chance a quelle persone, se l'anima ci dice no,
Ascoltiamo l'anima, non ascoltiamo la testa e la mente che mente, ascoltiamo l'anima. Ma per fare questo, diciamo, ripeto, se siete nel pieno caos, nella vita, non pregate per la protezione, non purificate il vostro campo energetico, oppure siete molto stressati, stanchi, o vi sta capitando qualcosa che nella vita vi sta mettendo alla prova, io veramente vi consiglio vivamente di lavorare a stretto contatto con l'Arcangelo Michele, quindi fare, io ho messo delle preghiere a disposizione, sono veramente potenti. Ripeto, io stessa che le ho create, io stessa che predico di farle, ho commesso anche io degli errori e sono caduta, ho sbagliato. Queste preghiere veramente ci proteggono, ci creano uno spazio sacro, armonico e protetto, ci liberano, ci purificano come una doccia, come quando andiamo a fare una bella doccia che ci liberiamo dal sudore, voglio dire, noi energeticamente con queste preghiere ci laviamo energeticamente. E poi la protezione psichica, non smetterò mai di dirlo. E quando, voglio dire, dopo che noi facciamo questo lavoro, ragazzi, sono qui sotto il video, le preghiere. Se vedete questo video su un altro, su Instagram o su TikTok, vi consiglio di andare nel mio canale YouTube. Ok, sul mio canale YouTube Connessioni Angeliche potete scaricare anche dal mio sito connessioniangeliche.com la preghiera di protezione psichica, il processo di liberazione, la preghiera della casa e degli ambienti e una delle tantissime meditazioni di purificazione energetica dei chakra. Ci sono vari argomenti, però tutte queste meditazioni sono una diversa dall'altra, anche se seguono uno schema preciso, ossia quello di purificare l'energia. A partire dal dodicesimo chakra che si trova ad 1 metro dalla sommità della nostra testa e poi vanno a purificare tutti i centri, la corona, il terzo occhio, la gola, il cuore, il plesso solare, il secondo chakra, il primo chakra, fino a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra. Non è una fesseria, perché l'Arcangelo Michele, quando noi chiediamo di fare questo, lui veramente agisce energeticamente sul nostro intero sistema, campo energetico, cellule, voglio dire i muscoli, gli arti, veramente agisce sul nostro corpo fisico, mentale, emozionale, spirituale e in tantissimi altri livelli che a noi sono sconosciuti e abbiamo proprio questa pulizia energetica e liberazione del campo energetico da tutto ciò che è opposto all'amore, da tutto ciò che è in contrasto con il nostro massimo bene. Quindi questi sono consigli per iniziare a pulire, perché se noi ci mettiamo in meditazione, soprattutto lo dico a chi è chiarosenziente o empatico, se voi avete assorbito delle energie basse, eravate al supermercato, poi andate a casa, non fate un lavoro energetico di purificazione, di liberazione e di radicamento e di protezione, cosa succede? Che magari avete un grande mal di testa, andate a meditare. Questo mal di testa non passa. Quindi c'è bisogno di tutto questo prima di entrare in meditazione, ok? Quando avete bisogno di avere delle risposte, molte persone come me utilizzano le carte degli angeli, naturalmente state attenti anche alle carte che utilizzate, chi le canalizza, che carte sono, perché comunque le energie, anche quello che c'è scritto, i disegni, tutto è energia e quindi cercate di mirare a vibrazioni alte. Io lavoro con Michele, con le fate, lavoro con gli unicorni, per carità, sono bellissime le carte degli unicorni. Ricordiamoci che il potere della la parola crea, i disegni creano, le energie impregnate in un disegno creano. Naturalmente poi noi andiamo a purificare le carte, andiamo a creare veramente uno spazio sacro, armonico e protetto e poi possiamo andare avanti con le letture, con leggere le carte, può essere un modo per connettersi con la voce interiore, perché alle volte, voglio dire,
Noi facciamo una preghiera di protezione, chiediamo protezione, guida e assistenza. Vi faccio un esempio: esce la carta, in questo momento è uscita proprio la carta. Pregare, è utile in questa situazione. Non leggiamo solo il messaggio, ma anche quello che arriva da dentro, perché quel messaggio è per voi e questo messaggio è per voi perché vi sta dicendo che dovete pregare, dovete chiedere aiuto, guida ed assistenza. Ecco, dopo che voi fate tutto questo bel lavoro, potete entrare in meditazione, perché vorrei dire, io ripeto, io stessa ho commesso degli errori, ho ascoltato la voce quando non ero pulita e quella voce non era la voce dell'anima, non era la voce dell'Arcangelo Michele, ci sono energie che si intromettono. Ma perché? Perché se io passo da un ambiente ad un altro, le frequenze sono diverse. Se io passo da un supermercato a casa mia, devo avere la purificazione di quell'ambiente dove poi entro in meditazione, dove poi entro in contatto con l'anima, perché l'anima ha frequenze superiori altissime. Io non posso passare dall'inferno al paradiso così, c'è una transizione, c'è un processo energetico, ok? Quando vedo quelle persone che a freddo vi danno un messaggio, non hanno neanche fatto una centratura, un minimo di pulizia e di preghiera, perché quei messaggi possono essere in parte veri e in parte possono essere sporcati dall'ego, perché tutti tendiamo a cadere nell'ego. Certo, chi vibra nella quinta dimensione fuori dall'ego, ma la domanda è chi è che sta vibrando in quinta dimensione? Io posso accedervi ancora personalmente, con umiltà, io non posso dire di essere in quinta dimensione e ho capito che per raggiungere questo livello devo continuare a fare il lavoro spirituale e quando avrò superato le mie lezioni e quando avrò trasceso l'ego per almeno un 80-90%, metti pure il caso che ora tu sia a un livello 60%, lo devi trascendere per almeno un 80-90% e poi avrai l'upgrade in automatico. È questo che mi insegna l'Arcangelo Michele. Quindi poter canalizzare così a freddo. Ragazzi, non va bene, è sbagliato. Qui voglio dire, canalizzare cosa? Io mi sono affidata completamente all'Arcangelo Michele, però quello che mi insegna l'Arcangelo Michele è anche quello di affidarmi a me stessa, perché lui è un mezzo per arrivare a Dio e Dio sono io, ce l'ho io nell'anima. Io inteso come anima, io inteso come amore, come parte più profonda del mio essere. Quindi gli angeli sono intermediari. Non hanno la legge assoluta, la legge è l'interno. I veri angeli di Dio, come l'Arcangelo Michele, hanno rispetto del nostro libero arbitrio, non violano la volontà della nostra anima, ma ci accompagnano a riconnetterci con la parte più profonda di noi stessi. Quindi ascoltare la voce interiore significa anche fare meditazione ogni giorno, da un quarto d'ora, mezz'ora, anche 2 volte al giorno, 10 minuti e 10 minuti. Certo che mezz'ora di meditazione, un'ora, ti porta in profondità. Quando abbiamo delle risposte che vogliamo trovare, non dobbiamo seguire la mente, certo noi chiediamo i segni divini, ma quando noi siamo centrati, che facciamo meditazione, i segni arrivano, sono evidenti, sono chiari, dobbiamo avere il coraggio di ascoltarli, perché la mente ci porta, ci sbanda, ok? E quando abbiamo delle intuizioni, quando la nostra voce ci dice, guarda, questa situazione è così, va tutto bene, magari poi facciamo anche le carte confermano. Non possiamo andare a svelare i nostri segreti più intimi all'esterno, anche alla nostra migliore amica, al nostro miglior amico, piuttosto che un parente, un genitore, un fratello, una sorella. Perché magari abbiamo voglia di esternare le nostre conoscenze, le nostre intuizioni, peccato però che loro stanno vibrando ancora nella 3D, magari hanno anche tanto ego, che non vuol dire che vi vogliono male, vuol dire che magari per loro potrebbe essere una cosa troppo grande da raggiungere, perché magari non credono abbastanza in se stessi, quindi riflettono su di voi le loro insicurezze, quindi se avete un po' di insicurezza anche voi sul messaggio straordinario che avete ricevuto, poi cosa succede? Va a
far collassare la vostra creazione interiore, no? Questo può voler dire che potete ricevere un messaggio che vi dice troverai un nuovo lavoro, stai tranquilla, oppure anche quando riconoscete una persona come la persona giusta, oppure quando sentite che dovete apportare un cambiamento nella vostra vita, mettervi a dieta, fare sport, voi dite: ma perché non lo devo condividere? Perché magari ancora non avete creato un'abitudine, non avete creato ancora la situazione ideale. Quando poi mostrerete nel mondo esterno che questo si è manifestato, allora poi lo potrete condividere con tutti i vostri cari. Mantenere le cose segrete non è superstizione, è protezione del proprio interiore, del proprio spazio personale, della propria anima. Avere cura della nostra anima è veramente importante e io questo lo sto imparando, ok? L'ho imparato, almeno spero, come lezione. La voce interiore è una voce veramente sottile, è una voce delicata, una voce gentile, alle volte è forte, precisa, soprattutto quando si lavora con Michele. Michele interviene per darvi sicurezza, per darvi conforto, per farvi sentire che siete nel giusto, che siete allineati con la vostra anima. Vi prego di seguire, perché se la voce interiore vi dice: cambia, chiudi quella relazione, lascia andare. Questo non vuol dire che state giudicando gli altri, no, questo vuol dire lascia andare questa relazione, lascia andare questo lavoro, lascia andare quelle persone, lascia non andare in quel posto, non ci fai niente, oppure vai, vai, devi andare, devi osare, devi agire, devi fare quella telefonata, mandare quella mail, inviare quel curriculum, fare quel video, mostrare al mondo la tua luce, scrivere una canzone, ballare, cantare. Cioè, l'anima ti dà veramente tante dritte. Pensate che erano mesi che io visualizzavo la corsa, mi arrivavano delle intuizioni: vai a correre, vai a correre, vai a correre. Non trovavo mai il tempo, era un periodo difficile. Riuscivo a fare una passeggiata un'oretta al giorno, ma non riuscivo mai a iniziare a correre. Correre è la mia passione. Erano veramente anni che non correvo, no? Aver ripreso a fare questo mi dà una gioia infinita, a parte che anche fisicamente si sta meglio, mi sento viva, mi sento piena di energia, lo condivido con voi perché sono già 2 mesi che lo sto facendo, quindi è un ritornare alla vita per me, capite? Proprio perché l'anima mi diceva: fai questo, fai quello, fallo come prima cosa, tutto il resto arriva, cioè mi sono data la priorità, prima seguo l'anima. E poi faccio tutto il resto e sono più creativa, più connessa, più in equilibrio, più radicata, più centrata. Andare nella natura e fare questo è una cosa meravigliosa che purtroppo non tutti hanno la possibilità di correre in mezzo alla natura. Magari vivi in una città caotica, però magari puoi fare altre cose. L'anima saprà guidarti nella maniera giusta. Alle volte l'anima ci spinge anche a cambiare città o a cambiare ambiente, proprio perché abbiamo bisogno di riconnetterci. Quindi, come si manifesta? Io vi ho dato dei consigli per imparare ad ascoltare la voce interiore, però il metodo più potente dopo tutte queste azioni, protezione, purificazione, liberazione e radicamento sono alla base per sviluppare la cosiddetta chiarosenzienza, ossia la connessione col tuo cuore, uscire dalla mente, entrare nel cuore dell'anima, fare silenzio. Ragazzi, fare meditazione senza un lavoro energetico è veramente, per quanto mi riguarda, impegnativo, cioè io non riuscirei. Queste preghiere mi consentono di non pensare negativo, cioè mi isolano da tutto ciò che è oscuro, da tutto ciò, per oscuro intendo tutto ciò che è ego. L'ego non mi piace, non mi appartiene, io ne voglio uscire in fretta e non voglio più frequentare persone con alti livelli di ego. Perché mi sporcano, perché mi indeboliscono e perché mi fanno capitare situazioni, eventi e circostanze veramente
negative. Quindi per chi lavora come negoziante, chi ha contatto con le persone, magari sei uno steward piuttosto che magari hai un team, hai un management, insomma, hai a che fare con tante persone, il consiglio che ti posso dare è purifica la tua energia, puliscila, taglia le corde, non solo energetiche, ma anche fisiche, cioè elimina definitivamente dalla tua vita le persone che non risuonano, che non sono in comunione di intenti. Tu sai chi sono, ascolta la tua voce, ascolta il tuo corpo, e già quello significa ascoltare la voce interiore. E poi meditazione, meditazione, anime infinite. La meditazione è veramente la cosa più potente, e per chi magari lavora con le energie dell'Arcangelo Michele, che magari ha imparato da me questo lavoro, magari usate altre tecniche e modalità energetiche, però dopo tutto questo lavoro di protezione, se vi connettete alle energie superiori e entrate in meditazione, è molto più semplice entrare dentro. E poi un altro consiglio è quello di andare spesso nella natura, fare delle passeggiate, ok? Delle lunghe passeggiate nella natura, perché vi aiuta. Vi riconnettono, vi radicano, vi fanno uscire dalla mente, dal caos, e anche lì possono arrivare delle intuizioni. Sapete, quando magari parlate con voi stessi e ricevete risposta, ascoltate quelle risposte, ascoltate quando l'anima vi parla. Come si manifesta la voce interiore? La voce interiore all'inizio può essere una parola. Se hai il dono della chiaroveggenza, magari hai un simbolo, cioè nel senso un disegno, un'immagine, un'intuizione, una comprensione profonda di quello che ti sta accadendo e di quello che devi fare. Mentre quando inizia a sviluppare questa vocina, inizia a diventare sempre più profonda, a parlarti dentro, a dirti stai tranquilla, andrà tutto bene, vai avanti. Oppure vai via, lascia andare, blocca quella persona, chiudi quella porta, apri quest'altro portone, cioè inizia veramente poi a sviluppare una voce che parla ed è la voce interiore vera. Ma ripeto, proteggiamo il nostro chakra del cuore perché possono intromettersi delle energie anche nel cuore, l'ego in primis e tutte le forze legate all'ego. Quindi è anche importante non giudicare quando ascoltiamo la voce interiore, chiedere aiuto, pregare. E più affini, più sei allineato all'amore, a sani principi, a intenzioni pure di amore, purifica sempre di più le tue intenzioni e più la voce inizierà a parlare, fino ad arrivare proprio a diventare un suono, parola, cioè che riesci quasi a parlare, no? A dire quello che la tua voce sta dicendo. Questo avviene quando magari io faccio le canalizzazioni, e si può sviluppare, però ripeto, tanta protezione, natura, meditazione e in più l'alimentazione, ragazzi, perché io ve lo dico col cuore, non ho nessun giudizio, non giudico proprio nessuno, ma è normale che mangiare certi alimenti, animali, vi abbassa le frequenze, non fate altro che impregnare nel vostro organismo frequenze disarmoniche, di dolore, adrenalina, paura, e poi voglio dire. Non sono molto in linea con l'anima. Questo non sto dicendo che chi mangia gli animali non canalizza o non riceve, non segue, non riceve intuizioni o guida e assistenza. Non è così. Io sto dicendo per sviluppare la voce interiore, per farla diventare una vera voce armonica, in risonanza con l'amore, è importante fare anche un tipo di alimentazione vegetale. Per lo più vegetariana, vegetale, perché vi consente di liberarvi dalle tossine, da forze basse e innalzarvi in frequenze molto più alte, frequenze dell'amore, ok? Imparate a non giudicare
quello che sentite. Se sentite che non risuona, fate bene cioè non dovete giudicare, fate bene ad ascoltarvi. Allora lì preghiera, purificazione, protezione, allineare i pensieri, le parole, azioni. A forza di allineare la vostra energia, la vostra mentalità, anche le vostre emozioni, ok, magari siete in una situazione difficile, ma la preghiera, la protezione, la liberazione, a forza di fare questo lavaggio esteriore ed interiore, voi vi avvicinate sempre di più alla vostra vera natura d'amore. E quando farete meditazione in silenzio, veramente arriveranno le informazioni giuste, ok? Alle volte si può canalizzare la luce, però diciamo si può manifestare attraverso la voce dell'anima. La voce dell'anima è la cosa più bella del mondo, vi fa sentire meno soli, vi fa uscire da quel senso di solitudine, di paura, di smarrimento. Ascoltare l'anima vi dà la possibilità di seguire lo scopo divino della vostra anima, di uscire da situazioni quasi impossibili ai molti. Potrete veramente scavalcare le montagne, raggiungere la meta, i vostri traguardi e manifestare tutto quello che è giusto per il vostro massimo bene, per creare una vita piena di gioia, di entusiasmo, di passione, di bellezza. Ed è quello che ho ripreso a fare, perché quando lo facevo in passato, tutto andava bene. Quando ho smesso di farlo, ho iniziato ad andare a zigzag. Quindi, questo è un consiglio che vi do dall'anima. Volevo condividere con voi tutta questa mia un po' esperienza perché lo trovo importante. Ascoltare la voce interiore, vorrei anche darvi mi arriva un messaggio. Praticamente, alle volte, quando avete riconosciuto magari una persona speciale, ok? Una persona che sentite nel vostro cuore essere la persona giusta, è possibile che ho fatto una meditazione molto bella, spero che vi sia piaciuta, sulle anime gemelle, in quanto l'anima gemella la riconoscete energeticamente, iniziate a vedere la familiarità che avete con quest'anima, l'energia molto simile alla vostra, magari una persona diversa fa cose diverse, però è una persona, soprattutto è importante incontrarla anche nel momento giusto, nel senso nel momento in cui spiritualmente si è vicini, perché si hanno anche certe consapevolezze, però comunque normalmente il sé superiore vi fa incontrare o vi fa riconoscere la persona quando siete pronti per riconoscerla. Questo può succedere, no? Quindi lo percepite nell'energia perché sentite un'energia affine alla vostra, idee simili, sentimenti simili, e poi lo sentite nel cuore, e potete anche iniziare a sentire la sua voce nella vostra voce, ok? E questo è fantastico, è un'esperienza divina. Per fare questo, però, per far sì che la voce sia pulita, ripeto, ci vuole preghiera, perché anche quella persona può cadere nell'ego e quindi potreste ricevere dei messaggi un po' distorti dall'ego. Quindi è importante veramente. In questo momento, ragazzi, siamo in un momento di transizione super potente. Noi stiamo veramente facendo un passaggio in quinta dimensione, non è una cavolata. Molte anime si stanno risvegliando al proprio sé, alla propria missione, alla consapevolezza. Le persone più empatiche stanno diventando ancora più empatiche, persone completamente dure iniziano a avere delle sensazioni che prima non avevano. Il discorso di energia, oggi è normale parlare di energia, tutto energia, siamo tutti connessi, siamo tutti in entanglement, voglio dire, chi più chi meno. Quindi, assolutamente, vivere seguendo l'anima, seguendo la voce interiore può cambiare la vostra vita, la nostra vita, aiutarci ad attirare, ma non solo, possiamo anche attirare persone sbagliate, ma lasciarle andare, perché la vita ci può mettere delle lezioni dove capitano le stesse dinamiche con persone e eventi diversi per metterci alla prova. Ok, cerchiamo di superare il test. Una volta superato il test, l'universo non farà altro che mandarci persone nuove, persone affini.
vicini, persone in risonanza, persone in comunione di intenti. Abbiamo il coraggio di dire no, di no, non facciamo entrare i vampiri, non facciamo entrare senza offendere nessuno. Sono in un livello di coscienza diverso di terza dimensione. Se noi vogliamo ascendere, cosa vuol dire ascendere? Vuol dire innalzarci, elevarci, vuol dire riconnetterci con chi siamo veramente, vuol dire essere presenti alla vita, vuol dire uscire dalla paura, dalla solitudine, dalle ferite dell'abbandono, dalle ferite della paura. Cioè noi veramente possiamo fare un grande lavoro di guarigione. Consiglio un'altra cosa importante che mi arriva anche adesso per sentire Dio, per sentire l'amore, per sentire chi noi siamo veramente nella nostra totalità e completezza, è fondamentale perdonare, perdonare noi stessi, la vita, Dio e gli altri. Il perdono può guarire le ferite della nostra anima e possiamo smettere di attirare eventi, situazioni e circostanze negative. So che non è semplice, so che per molti di voi in questo momento è impossibile, ma basta iniziare con un'intenzione pura di amore, fare le preghiere di cui vi ho parlato. Ho messo anche il processo del perdono nel mio sito connessioneangeliche.com, sia recitato, quindi vocale, ma anche scritto. È un processo alchemico straordinario, in grado di cambiare la vostra vita, la nostra vita, ed è fondamentale per aprire il cuore all'amore. Quindi questi consigli sono sia per chi vuole canalizzare in generale le vere forze della luce. Io vi consiglio di lavorare solo con Michele. Guardate, per esperienza diretta vi dico che quando entro in contatto con forze che non sono micaeliche, mi dispiace, è tutto sconnesso, è tutto sradicato, è tutta una menzogna. L'Arcangelo Michele è veramente la via maestra dell'amore. Io, cioè, ormai personalmente lo sento nel cuore, così non ce n'è. E tutti coloro che sono in comunione di intenti con Michele, ossia la coscienza micaelica. Però la sfida ancora più grande è fare un altro step, entrare dentro noi stessi. E Michele non fa altro che fare da guardiano alla nostra porta spirituale, alla nostra porta interiore, e non fare entrare ego, farlo uscire, pulirci dall'ego, liberarci dal nostro ego, dalle nostre strutture, dalle nostre credenze distorte, dai nostri pensieri negativi. Non diamo sempre colpa all'esterno, cerchiamo anche di guarire noi stessi e di fare un grande lavoro spirituale noi stessi. E quando noi facciamo questo, la vita inizia a cambiare. Io spero di esservi stata di aiuto. Mi piacerebbe ricevere i vostri commenti se iniziate a fare questo lavoro spirituale, o se già lo state facendo. Se volete farmi delle domande, io sono qui, mi fa piacere ascoltarvi, magari mi date anche uno spunto per un prossimo video, ok? Bene, anime infinite, io vi saluto, vi abbraccio, tanto amore, tanta gioia, tanta pace, tanta guarigione, tanta connessione con la vostra voce interiore, con la vostra anima. A presto, ciao!